La fuga dal Burundi, l'arrivo in Gran Bretagna e l'inizio di una nuova vita. Chi è JP Bimeni? JP Bimeni is a Burundian born. Burundi is a small country in East JP è un Africa. cittadino del Burundi, un piccolo paese nel resto dell'Africa. Sono nato lì e ho lasciato il mio paese nel 1994, dopo il genocidio. Ma come vittima di guerra mi hanno sparato e mi sono spostato a Nairobi perché ero molto malato. Mi hanno sparato durante la guerra civile. Il proiettile è passato vicino al mio cuore, ha attraversato il diaframma, il polmone ed è uscito dalla schiena, rompendo una vertebra. Uno dei miei polmoni non funzionava più e nel mio diaframma c'era un buco. L'intestino invadeva i miei polmoni. Era una situazione critica e non potevo mangiare, non potevo andare in bagno. Ero costretto a letto. I medici volevano che mi trasferissi e quindi sono andato a Nairobi. E da lì, quando sono stato un po' meglio, ho avuto una borsa di studio a Oxford per andare a studiare nel Galles. Ho fatto 2 anni. Volevo fare politica ed economia, ma non sono riuscito. Quindi ho dovuto rifare un anno in un'altra scuola e da lì ho avuto un'altra borsa di studio per andare nel Lancashire. E poi mi sono spostato a Londra nel 2001 alla ricerca di un lavoro. Lavoravo nei ristoranti. Un giorno mi sono licenziato e ho cominciato a suonare la mia chitarra. Volevo cominciare ad essere un musicista. In questi giorni sei nei negozi con Free Me. Quanto c'è di te in questo album, in cui racconti di amori, paure e speranze? It's not in the same process of writing. I didn't do much, but I wrote one of the In songs questo album io ho and scritto una delle canzoni e a lot ho of cambiato molte delle some of the altre. songs. But the whole thing was that La cosa è che non I don't canto una sing canzone con songs la that quale I non don't ho find una connessione emotiva. Si emotional connection. potrebbe So dire it's che equally questo say that album the è stato album was scritto written per for me, me, in a way that it just nel fits in senso terms of che mi all the calza in stages tutti i and things suoi I've gone through aspetti it. e And per that's how questo mi people esalta. got excited, you know. They sent me the first Mi hanno song, mandato la Free prima Me, I said, canzone, Free Me, yeah, e subito ho pensato, definitely that, you questo know. sono decisamente io. Just start going to Madrid, Poi ho cominciato ad back andare and a forth, Madrid, record, meeting you avanti e and indietro, your per label, conoscere la nuova and band then e so they l'etichetta, made a band just for this project. che ha And proprio apparently creato una they were formazione per hiring questo different progetto. singers E to a come and quanto sing, pare, dal and then they were 2012, satisfied avevano since opzionato altri 2012 cantanti che 2013. avevano fatto delle And I audizioni, think they saw ma non me li avevano playing convinti. Penso at the festival che mi in abbiano visto Avilés, suonare at al the Festival di festival Aviles, nel in nord della Spagna. Spain. But there I Ero con was un with altro another gruppo band chiamato called Speedometer, Speedometer. che era il It was a gruppo di un friend amico, of di un a band I amico have in che avevo a London Londra, called Otis e Redding, facevano cover di Otis and Jimi Redding. Hendrix Sextet. So this Questa Speedometer, band non aveva un they didn't have a cantante, singer, but they ma had doveva partecipare a al festival festival, e to meet. quindi mi And they asked chiesero se me potevo if I could do it. cantare. And I said, Io gli risposi, it's in è in Spain. I Spagna. said, E yes. loro, sì. Then I start practicing the music. And I start getting Quindi ho cominciato a nervous, provare ed ero Because for nervoso perché me, per playing me suonare music is like significa today in the sentire i studio, I need to feel musicisti, the music, you percepirli e know. I provare. practice and I feel, oh, okay, you're like that, Ma okay, con so loro good. io non But avevo we mai never, suonato, never né li met, avevo never incontrati, practiced e mi sono together, ritrovato a and straight, suonare come ultima and band we della are the serata last al band, the festival. headline band. And I looked to the Già first quando ho band, I was visto la like, prima band che suonava, I'm not mi playing sono after detto, that, you know. cosa? Io suono I dopo di thought it was really questi. La bad consideravo experience for un'esperienza me, I was not negativa. too sure if I Non could ero get out sicuro of di essere there, andato bene, ma but qualcuno mi ha people saw visto. me there, E un and momento before I dopo know, I ero a was in Londra London, e I started ricevevo getting emails mail e and messaggi che mi message proponevano about the questo project progetto in in Spagna. Spain. Quanto dei traumi del tuo passato rimane in te e nella tua musica? I think of certain experiences that never leave you, Certe okay? esperienze non ti Anything lasciano you mai, can leave in your ma quello life, che they puoi never leave you fare at è all. trovare un modo per And, conviverci but what you can do nella is to maniera find a migliore way e to usarla deal come with it forza per andare in the avanti. best possible way.
and use it as something to propel you forward. Spesso la gente mi dice che sono un'ispirazione perché ho attraversato molte difficoltà e questo sminuisce le loro. Per me, penso alla gente che ho lasciato nel mio paese e so che vivono molto di peggio rispetto a me e mi sento in colpa di tutta questa sofferenza e della mancanza di speranza. Ciò che mi fa andare avanti è il fatto che posso essere una voce di questa sofferenza e raccontare una storia così che la gente possa sapere. E certo che non vuoi scrivere nelle canzoni ho sofferto questo e quello, ma cerchi di evocare un'emozione. È qualcosa che non sai mai come si concluderà. Ma cerchi di creare una connessione, non una canzone. Vedi un panorama e cerchi di rappresentarlo. Quando io riesco a farlo, è anche una terapia e mi fa sentire meglio. Hai un sogno? Sento che devo dare un contributo alla mia gente in ogni modo possibile. Sento sempre che ogni cosa che faccio è per prepararmi a tornare e aiutare. E non voglio andare lì per avere la sensazione di aiutare. Voglio veramente fare delle cose, dare degli aiuti, creare cose. Vorrei essere un esempio e dire, io ho fatto in questo modo. Ero perduto e non sapevo cosa sarebbe successo, ma l'unica cosa che mi ha aiutato è cercare di essere forte e positivo e avere speranza e trovare dentro di me la forza per farlo pacificamente. Pensare di riuscirci mi rende felice. Se potessi tornare indietro e usare lo strumento della musica, mi piacerebbe creare un festival con gli artisti internazionali che ho incontrato. Inviterei il mondo. Nella mia mente penso che così metterei a confronto la mia gente con altra gente, così che si possa imparare. Quando ho lasciato il mio paese, era come se stessi fra quattro mura e il mondo esterno non esistesse. C'era solo odio, violenza, persone che uccidevano altre persone. Quella era l'unica realtà. Io mi sono detto, non può essere solo questo. Per me girare il mondo attraverso la musica è confermare a me stesso che è possibile vedere diversamente. In inglese si dice, il mondo è la tua ostrica. Il mondo dovrebbe essere montagne, fiumi, persone, tutto qui.